Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi il risultato finale, o quasi, di un progetto a cui ho lavorato per diverse settimane. I più attenti di voi avranno infatti notato che gli sfondi 3D che abbiamo costruito negli scorsi video sono molto più grandi di questi Ferrari, e quindi era intuibile che ci sarebbe stato un cambiamento. Infatti sì, ho rinnovato un po' la posizione dei miei rettili, e il motivo del mio entusiasmo è che questo progetto ha fatto sì che con davvero una piccola spesa io sia riuscito ad ottenere un ottimo risultato riutilizzando ovviamente ciò che avevo in casa. Vi faccio vedere subito di cosa sto parlando. Come vedete, nella parte di sotto ci sono tre femmine, sono le mie tre leopardine e probabilmente a breve ci sarà anche un maschietto, mentre sopra ci sono il maschio e femmina di geco africano separati, lì c'è il maschio, lì c'è la femminuccia, che purtroppo sta poco bene, di conseguenza abbiamo messo un substrato asettico per controllare che defechi e per evitare che ne posso andare negli occhi della fibra di cocco, in quanto ho proprio un problema agli occhi e domani ci sarà un consulto dal veterinario. Incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Alexa, accendi animali. Ecco ragazzi, come vedete la cosa particolare e davvero molto simpatica di questi terrari è che sono smart. Beh, in realtà il segreto è tutto qui. In una presa smart comandabile con Alexa, non è nient'altro che una presa che si mette nella corrente, che si collega poi al wifi di casa e vi permette di controllare le luci del terrario piuttosto che le luci di una qualsiasi altra cosa che avete in casa tramite il vostro assistente vocale. E quindi questo è il risultato. Come vedete, ci sono due grandi terrari. Al di sotto ci sono i giochi leopardini e sopra invece ci sono i giochi africani. È predisposto in modo tale che possa essere separato all'occorrenza. Infatti, le rocce nella parte dei giochi leopardini sono poste in modo da poter inserire dei separé e creare un massimo di tre terrari differenti per questo unico piano. Al di sopra invece è stato inserito un unico separé per tenere distanziati i miei due esemplari di gechi africani. Come purtroppo avete potuto vedere, sulla parte destra dei gechi africani c'è come substrato dello Scottex, in quanto la mia femmina ha un problema all'occhio e domani mattina andrà a fare un controllo. Quindi per tenere l'ambiente più asettico e pulito possibile ho deciso di togliere la fibra di cocco o comunque coprirla con della carta Scottex in modo che possa evitare di avere
qualsiasi piccolo fastidio anche relativo alla terra negli occhi. Chiaramente i due terrari sono riscaldati. In che modo? Con dei tappetini riscaldanti che sono posti nella parte inferiore di ogni mensola. Si mantengono grazie a dei fogli di linoleum che tengono i tappetini aderenti alla mensola e, essendo il linoleum anche un materiale isolante, si evita anche in questo modo che la parte vicina al tappetino sia di temperature troppo elevate e quindi possibilmente nociva e pericolosa per gli animali. Nella parte inferiore dei terrari invece, come vedete, ci sono queste due porticine rosa che sono l'unica cosa che ancora deve essere messa a punto, in quanto diciamo che non è proprio un colore maschile che si dice alla mia stanza. Infatti questo che vedete prima era un mobile e purtroppo era un mobile rosa. Ho preso le ante, le ho tagliate a misura e ho ricavato questo piccolo ripostiglio nel quale vado ad inserire gli insetti, che hanno un ambiente scuro, quindi riescono a proliferare con maggior facilità, e inoltre qualora dovessero scappare rimangono comunque all'interno di questo vano segreto. Ci sono qui blatte, griglie e locuste, mentre le tarme della farina dei caimani sono in un altro posto, tanto non scappano. Invece qui sopra, come vedete, ci sono dei ripiani ulteriori nei quali ho intenzione di mettere delle vaschette, dei rack con eventuali piccoli qualora riuscissi a far riprodurre i miei animali. Allora ragazzi, non vi racconto nel dettaglio di come ho fatto a trasformare questo mobile in un terrario, di come l'ho strutturato. Se avete voglia di sapere come ho fatto, fatemelo sapere nei commenti, che magari ne faccio un video dedicato. Posso però darvi un consiglio per quanto riguarda i terrari in legno, indipendentemente se volete acquistarli o farli voi. Ovvero, prima di inserire il substrato nel vostro terrario, andate a mettere come fondo magari una vecchia tovaglia, in modo che qualora dovesse cadere un po' d'acqua sul legno quest'ultimo non marcisca e non sia da buttare, quindi non si rovini. Ragazzi, il video finisce qui. Io vi invito a lasciare un bel like e un commento, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e, perché no, a condividere il video se l'avete trovato interessante. Io vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao. Alexa, spegni animali.